Buongiorno a tutti. Quello tra uomo e cane è da sempre considerato un rapporto molto stretto, ma il rapporto che si può creare tra una persona non vedente e il proprio cane è davvero speciale. Di questo si occupa il servizio Cani Guida dei Lions e prima che scoppiasse l'emergenza coronavirus, il collega Enrico Sparti era andato all'Imbiate, vicino Monza, dove c'è il centro di addestramento di questi cani, centro ora sottoposto a tutte le misure di sicurezza che conosciamo. Vediamo allora in questo servizio come avviene normalmente la formazione di questi cuccioli che poi diventeranno gli assistenti e gli amici speciali delle persone non vedenti. Qui siamo nella nostra puppy room, i cuccioli qua apprendono diversi tipi di pavimentazione, socializzano con l'ambiente, socializzano tra di loro e imparano a superare diverse difficoltà. Iniziamo a mettere i cuccioli nella puppy room intorno alle 4 settimane di vita, questo perché diciamo inizia la fase di socializzazione intraspecifica. Quindi i cuccioli giocano tra di loro qua dentro e allo stesso tempo imparano e conoscono diversi tipi di superficie, suoni e rumori diversi e difficoltà. Questa sala ci aiuta a sviluppare nel cucciolo delle capacità coordinative di propriocezione, a migliorare le proprie capacità di problem solving e a uno sviluppo corretto del cane, a livello sia fisico che psicologico. Io sono non vedente dall'età di 20 anni, sono nato con la vista e l'ho persa all'improvviso e per riacquisire la mia autonomia, la mia indipendenza è stato un percorso non facile e in questo percorso la luce per i miei occhi è stata il fatto di avere al mio fianco un cane. Un cane che non è un cane qualsiasi, ma è un cane guida per ciechi che io avevo richiesto ormai 15 anni fa alla scuola che si trova a Limbiate, la scuola di cani guida di Limbiate, e con questo cane la mia vita è cambiata completamente, ma proprio completamente, ed è cambiata in positivo, nel senso che io ho riacquisito un'autonomia e un'indipendenza assoluta. Assoluta vuol dire che potevo fare di nuovo tutto in totale autonomia come se io ci vedessi normalmente. E oltre a questo il cane mi ha dato anche molto altro, perché il cane mi ha dato anche una forza d'animo, una forza di affrontare situazioni di vita quotidiana assolutamente eccezionale. Con questo cane io ho vissuto insieme oltre 14 anni, il cane se n'è andato a 16 anni e mezzo. Ed è stata un'esperienza che mi ha stravolto in maniera assolutamente illuminante la vita. Cioè io senza il cane non vorrei più stare. Al Centro Nazionale Cani Guida per Ciechi dei Lions Italiani si addestrano ogni anno 50 cani guida che diamo gratuitamente in tutta Italia. Quest'anno siamo a 2.195 cani consegnati dall'inizio della nostra attività, che è l'anno 1959. Nell'anno del 60esimo, che appunto abbiamo appena festeggiato, abbiamo voluto dare un significato molto particolare. Noi abbiamo delle famiglie che si chiamano puppy walker, che tengono i nostri cuccioli dai 3 mesi fino a un anno di età. Però purtroppo noi dobbiamo aumentare il numero dei cani, perché purtroppo, dico purtroppo, perché ci sono tante persone non vedenti che aspettano il cane guida. Infatti abbiamo più di 150 persone che aspettano da noi la nostra guida. Il motivo per cui, mancando delle famiglie, abbiamo fatto un nuovo asilo, proprio perché vuol dire che se ci mancano delle famiglie che fanno questo grande lavoro di volontariato, che uno non ha parole per ringraziarli, vuol dire che li accudiremo noi e abbiamo creato all'interno di questa struttura come abbiamo creato una famiglia, una casa, in modo tale che i cuccioli rimangano come essere in famiglia. Perché per noi è importantissimo la socializzazione nei primi anni di vita.
perché l'inizio dell'addestramento si può fare solamente a un anno di età. Questo è il campo ostacoli, che è una piccola simulazione di un centro cittadino e dove facciamo la prima parte dell'addestramento, dunque dove iniziamo a insegnare al cane guida i primi comportamenti. Il cane guida, durante il percorso di addestramento, che dura circa 6 mesi, impara ad essere cresciuto in larghezza di circa 70 cm e in altezza di 1,90 m e ad essere diventato un'unica entità con il proprio padrone. E impara a riconoscere e a segnalare soprattutto gli ostacoli al suo padrone, come rallentando e fermandosi ed evitando alcuni ostacoli quando è possibile. Ogni qualvolta che il cane rallenta è come se stesse dicendo al proprio padrone: attento, può esserci un passaggio stretto o un terreno dissestato. Ogni volta che invece si ferma è come se stesse dicendo al non vedente di fermarsi anche lui, in quanto devono muoversi sempre assieme, coordinati assieme. Un'altra cosa molto importante che insegniamo ai nostri cani è quella di evitare gli ostacoli frapponendosi tra l'ostacolo e il non vedente, in modo tale da proteggere il non vedente e portarlo oltre l'ostacolo nella maniera più sicura possibile. Siamo sostenuti dai Lions italiani, dai Leo, che sono i giovani Lions, dalle persone che ci vogliono bene, che apprezzano il nostro lavoro, aziende che veramente ci seguono tutti gli anni, poi la Regione Lombardia che ci dà un contributo annuale, eccetera, e altre persone che veramente apprezzano quello che noi facciamo per i non vedenti e che ci danno una mano per poter continuare questa grande opera sociale. Dopo che ho perso il mio primo cane guida, ho subito fatto richiesta per un nuovo cane guida, il quale mi è stato dato, che è il cane che è qua con me, si chiama Vincent, e mi trovo benissimo anche con questo cane. Diciamo che è un prosieguo del mio percorso che ho iniziato 15 anni fa. E in questo percorso io posso solo dire che la vita per un non vedente con un cane guida è qualcosa che molti ammirano, ma il non vedente stesso si renderà conto che gli cambia completamente la vita nel senso positivo, cioè gli permetterà di vivere come tutte le persone normali, come se ci vedesse. E in questo io sono molto molto riconoscente innanzitutto a chi addestra questi cani guida, a chi offre questo servizio, perché è qualcosa di assolutamente che arricchisce la vita di persone che hanno degli handicap, hanno delle disabilità. Queste disabilità ci sono, non si può far finta che non ci siano, e questo servizio che addestra i cani guida è qualcosa che rende questa disabilità una cosa, diciamo, non più disabile. Pur essendo disabile, io non mi sento disabile. E questo è ovviamente merito del cane. Vorrei anche dire che un grande grazie da parte mia va anche a questi cani, perché questi cani hanno una personalità, hanno un senso del dovere che è poco paragonabile ad altri sensi del dovere. Cioè loro danno tutto, il tutto e per tutto, darebbero anche la vita per il proprio padrone. Quindi è qualcosa di commovente, veramente commovente.